problemi di inestetismi al viso, di tatuaggi che non si vogliono più o qualche altro piccolo difetto? Il laser ci aiuta. Dottor Massimo Ceva, come il laser agisce per rimuovere in ambito estetico dei piccoli difetti? Allora, il laser è un argomento molto ampio, è subentrato nella medicina estetica da alcuni anni e c'è stata una continua, c'è tuttora una continua evoluzione per trattare sempre in maniera più raffinata tutti i tipi di inestetismi. Il laser CO2 è il capostipite, noi abbiamo un laser CO2 super impulsato che serve per la rimozione di piccole malformazioni cutanee, nei cisti, verruchine. Poi abbiamo il grande argomento della depilazione con il laser, per il quale ci sono macchinari che hanno delle sonde particolari a seconda delle superfici che bisogna trattare. Poi abbiamo i laser per la rimozione dei capillari e delle lesioni vascolari, che è il mio di Myoyag impulsato. E poi abbiamo degli altri tipi di laser che servono per rivitalizzare la pelle, per togliere le macchie, per togliere i tatuaggi, per togliere le smagliature e gli esiti cicatriziali. Come agisce tecnicamente il laser? I laser che devono rimuovere vaporizzano la neoformazione che bisogna togliere dalla pelle. I laser da depilazione agiscono sul supporto vascolare del pelo, chiudendolo, e attraverso alcune sedute, alcune applicazioni, il bulbo del pelo va in atrofia e il pelo non cresce più. Il laser vascolare agisce concentrando l'energia del laser sulla emoglobina contenuta nel capillare, l'energia viene accumulata e si innesca un processo per il quale poi il vaso progressivamente si chiude. I laser per le smagliature sono laser frazionali, cioè non distruggono completamente il tessuto, ma fanno dei piccoli forellini che vanno profondi sugli strati germinativi del derma a ottenere un meccanismo di rigenerazione tessutale. Lo stesso metodo di laser frazionale è quello che utilizza il Fraxel, che è un laser per rivitalizzazione della pelle, quindi combatte tutti i piccoli segni, piccole rughettine e segni di rilassamento della pelle. Fa sempre dei forellini attraverso i quali la pelle rigenera più forte, più compatta. Il laser per la rimozione dei tatuaggi è un laser che eroga tantissima energia in un intervallo di tempo brevissimo. Questo riesce a ottenere dentro la pelle la frammentazione del pigmento che vogliamo andare a colpire, in seguito alla quale poi il pigmento frammentato viene riassorbito dai vasi linfatici. Ci sono delle controindicazioni per l'utilizzo del laser? Ci sono dei rari casi di intolleranza alla luce che il laser emette, sono veramente casi rari e in queste condizioni bisogna trovare un altro tipo di trattamento. In alcuni casi ci sono delle lievi intolleranze che si possono, diciamo, nel decorso attenuare usando delle creme cortisoniche o antistaminiche che comunque rendono tollerabile il trattamento. Si può riprendere normalmente l'attività quotidiana dopo un trattamento di laser? Con la maggior parte dei laser si può riprendere l'attività quotidiana. Con i laser un pochino più aggressivi, i laser ablativi per esiti cicatriziali di acne oppure per rivitalizzazioni della pelle un po' energiche, sono necessari un paio di giorni di riposo perché la pelle si arrossa e quindi si fa un pochino più fatica a stare a contatto col pubblico. Si sente del dolore durante il trattamento? I laser un pochino più aggressivi sono un po' dolorosi, però si fa la preparazione con una crema anestetica lasciata per almeno mezz'ora e ci sono dei macchinari che producono un getto di aria fredda che si orienta sulla pelle insieme contemporaneamente al laser e questo rende il trattamento tollerabile. Direi